fino a quando è stato capo della sua azienda, Enzo Ferrari si è sempre opposto alla realizzazione di una quattro porte. E quando è scoppiata la moda del SUV, il suo successore Luca di Montezemolo ha opposto il veto anche a questo tipo di auto. Così pure Sergio Marchionne, l'attuale boss di Maranello, ha dovuto adeguarsi alla tradizione e accettare che la massima divagazione, per così dire familiare, del cavallino restasse la FF del 2011. Una grossa coupé con quattro posti veri, un bagagliaio degno di questo nome e la trazione integrale. E dopo 5 anni di vita, la FF si rinnova cambiando il nome in GTC4 Lusso, ritoccandosi il look, adottando la sterzata integrale, guadagnando potenza e affinando la dotazione elettronica. Ora ci sono un display centrale da ben 10,2 pollici e uno da 8,8 pollici ad uso e consumo del passeggero anteriore. E naturalmente resta anche un prezzo stratosferico. Le dimensioni sono le stesse di una BMW X6, si tratta quindi di una sportiva decisamente grande, da scegliere preferibilmente in un colore scuro piuttosto che nel canonico rosso Ferrari. Davanti cambia poco rispetto all'FF, mentre dietro è più cattiva grazie ai quattro fari tondi, al nuovo estrattore sotto il paraurti e al tetto meno spiovente che termina con un vistoso spoiler. L'abitacolo riserva ancora più spazio a chi sta dietro e anche due adulti hanno una sistemazione davvero comoda per una coupé, eppure l'ampiezza del bagagliaio stupisce. Il suono del 12 cilindri è stato un po' ovattato al momento dell'avviamento e nel traffico la GTC4 Lusso fila liscia come l'olio, col cambio a doppia frizione che lavora in modo impalpabile e il motore che gira a regimi bassissimi senza recalcitrare. La sterzata posteriore non è attiva in fase di manovra, ma nelle curve strette l'effetto si sente e l'inserimento in traiettoria è straordinariamente rapido per un'auto di queste dimensioni. E anche in autostrada è possibile viaggiare a codice come se si fosse su un'ammiraglia tedesca. Ma non appena si esercita una pressione leggermente maggiore sull'acceleratore si scatena fin il mondo, i 690 cavalli scagliano in avanti la GTC4 Lusso, il V12 alza il volume e la velocità cresce in modo smisurato. E sui percorsi tortuosi, anche se il fondo è irregolare, il differenziale posteriore ha gestione elettronica e le due frizioni che danno motricità alle ruote anteriori fanno sì che nulla vada sprecato dell'enormità di potenza e coppie disponibili. E se non si ha l'incoscienza di staccare l'elettronica, ai quasi 700 cavalli si può dare più confidenza di quanto si potrebbe credere. Sulle strade strette però bisogna fare i conti con le dimensioni della GTC4 Lusso e occorre un po' di prudenza. E bisogna anche entrare in confidenza con lo sterzo, che è meno fulmineo rispetto a quello delle Ferrari più estreme come le 488 e le F12. Il rating di Lifegate è ovviamente condizionato dall'impostazione super sportiva della GTC4 Lusso, ma 2 punti su 5 per un'auto da quasi 700 cavalli rappresentano un risultato di notevole valore.